fare in modo che la salute pubblica e che la serenità di tutti siano in primo luogo salvaguardate. Ebbene, pensate che cosa potrebbe accadere se tutte quelle migliaia di persone quest'anno, alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico e dell'anno sociale, ritornassero ad animare quelle strade e quelle zone. Un no che viene da 12:05, noi siamo 12:10, cioè noi, il pullman è le 12:10, noi stiamo alle 12:05, un pullman sta. Abbiamo deciso in maniera convinta di sospendere ancora per quest'anno l'attività di Luna Park, che è quella fondamentalmente attrattiva soprattutto dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, dei nostri figli. Abbiamo chiesto collaborazione. Hanno chiuso tutte le porte. Alla condivisione di questa scelta. Bloccati giù al comune. Sì, e l'amministrazione che assume responsabilmente delle scelte e che chiede alla città di fare un percorso di condivisione delle scelte stesse. No, siamo completamente un paese allo sbando, fuori legge. È dittatura questa qua. La truffa che hanno fatto passare una notizia anche con gli articoli dove dicevano che oggi ci sarebbe stato un confronto con le associazioni, un confronto pubblico con i capi di partito. Purtroppo nessuno ha accettato il posteggio. Ci trattano come i peggior delinquenti, non capisco, noi siamo andati là in modo pacifico a dire che noi non accettiamo questa cosa qua. Hanno preso queste decisioni senza consultare nessuno, del gran teatro. Quindi alla cittadinanza è arrivata una notizia, però di fatto loro si sono blindati, anche sono arrivati dalle televisioni che sono andate tutte via perché forse gli hanno detto che non c'è niente da riprendere. E ci dispiace che non si comprenda che questa stagione non è una stagione ordinaria. E sti assembramenti di cui si parla all'aria aperta, che cazzo vuoi? Se no andassero a vedere le movide la sera, andassero a vedere davanti ai locali storici. Non è normale un comportamento del genere. Normale avercela con voi, lavoratori. Buona fat girl, Cristian, non a grattar su dick, scusami il dialetto. All'ordinarietà, alla quotidianità vorremmo tutti poter tornare, ma vogliamo tornare in sicurezza. Un gigante de Ud Gomsi e la bancarella, ma chi sono malati? Vai, le istituzioni devono avvicinarsi alla cittadinanza, questa povera gente vuole solo lavorare, che cazzo vi sta chiedendo? Di lavorare, soltanto di lavorare, e basta, e che cazzo? E si insultano i sindaci, e rompono i coglioni, e non è possibile. Buona festa di San Riccardo e Maria Santissima. Il Comitato Cittadino Pro Maria Santissima dei Miracoli e San Riccardo Vescovo, i commercianti, i genitori della parrocchia Maria Santissima dei Miracoli, i cittadini andriesi presentano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli e San Riccardo Vescovo nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2021. Nonostante il periodo di pandemia, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 alle ore 20 in cattedrale triduo in preparazione alla festa dei Santi Patroni. Sabato 18 settembre, ore 8, sparo di una batteria di fuochi presso il Calvario. Nel pomeriggio, trasferimento della Madonna in cattedrale. Accompagnerà l'uscita dalla Madonna la bassa musica all'armonia molfettese. Domenica 19 settembre, festa dei Santi Patroni. In santuario le sante messe ci sono alle 7, alle 9, alle 11. Nel pomeriggio alle 18:30. Quest'anno, causa Covid, la processione non si farà. Lunedì 20 settembre, giornata del ringraziamento. Alle ore 23, in zona Calvario, fuochi pirotecnici. Un ringraziamento particolare va a tutte le attività commerciali di Andria che ogni anno sponsorizzano sia la festa patronale di settembre e quella del 9 e 10 marzo. Un ringraziamento particolare
al comandante dei vigili urbani per la disponibilità e la collaborazione per la buona riuscita dei festeggiamenti in onore dei santi patroni. E un grazie a Savino Montaruli. Buona festa patronale a tutta la popolazione di Andria. Speriamo di darvi giorni di serenità, di pace, di tranquillità, che la Madonna dei Miracoli, San Riccardo e San Sebastiano proteggano le nostre famiglie, il nostro lavoro, la nostra città, nella speranza di ritornare presto tutti alla normalità. Un grazie a tutti quanti, senza dimenticare nessuno.